Allora, buonasera Lucia, grazie per aver accettato intanto la nostra piccolissima intervista per Nove da Firenze. Allora, innanzitutto, che cos'è il teatro per lei? Beh, sai, una domanda troppo importante per risponderla sinteticamente come si deve in queste occasioni. Tante cose, ma soprattutto forse è gioco, un gioco dell'anima. Benissimo. E la sua prima volta sul palco, quando è stato, ma piuttosto com'è stata la sua prima volta? Guarda, la mia prima volta addirittura avevo 3 anni, perché io sono la minore di una grande famiglia e tutti i miei fratelli maggiori recitavano quando insomma erano adolescenti o giovani alla parrocchia di fronte alla, dove abitavamo noi, Via delle Panche, qui a Rifredi, e quindi facevano, sai, operette, testi di filodrammatica, e io mi ricordo che a 3 anni reggevo lo strascico della mia sorella maggiore che faceva, metti, una Ginevra degli Almieri, non so quale testo filodrammatico, e rimasi incantata sul palcoscenico, abbacinata dalle luci. Non sospettavo, così piccola, che gli attori avessero le luci in faccia. Per cui, attraversando il palcoscenico, vedi questa luce e rimasi. Come, sai, le lepri che rimangono incantate dai Dai fari della fari, macchina, esatto. e così io rimasi lì e se non mi tiravano via non sarei più uscita al palcoscenico. Ottimo, ottimo. L'esperienza più importante della sua carriera. Beh, oddio, sono diverse. Forse il primo spettacolo che mi dette un po', diciamo, il via a uno stile un po' più personale, si chiamava Liquidi. Era un monologo che scrissi e recitai negli anni 70, era il 76-77, quindi avevo da poco incominciato a questo lavoro, perché io prima, abitando a Firenze, avevo seguito gli studi e avevo fatto l'insegnante. Per qualche anno ho insegnato lettere e poi dopo a Roma ho cominciato questo mestiere all'inizio del 70, degli anni 70. Quindi i primi spettacoli erano un po' sperimentali, come usavo allora, mentre questo Liquidi era, come dire, totalmente mio, scritto da me, e monologo, parlava di una donna, del corpo di una donna, i liquidi sono i liquidi del corpo, e però anche, insomma, di un'identità femminile. Era l'epoca in cui ci si interrogava anche su questo problema. Ottimo. Eccoci ora a questa domanda. Lucia Poli, Paolo Poli, cosa ci dice? Beh, mio fratello Paolo è sempre stato, fin da quando ero bambina, un modello per me, un maestro, perché c'erano 11 anni di differenza, quasi 12, per cui io ero piccola e lui già grande vedeva i primi spettacoli, vedeva i film e mi raccontava, sai, in quel modo che aveva lui di raccontare, così affascinante, così sempre spiritoso, anche se era L'Amleto, diventava da ridere, capito? E quindi io ero talmente affascinata da quel mondo che mi descriveva lui, perché poi abbiamo avuto gli stessi gusti, come dire, la stessa propensione alla letteratura, all'arte, al teatro, e che lo seguivo e andavo a vedere i suoi spettacoli fino da piccola, insomma. E poi, appunto, una volta laureata ho cercato un'altra strada, perché non volevo seguire le orme del fratello più grande, sembrava se no di fare la solina scema che va dietro. Ma dopo qualche anno ho capito che anche l'insegnamento è un po' lo stesso mestiere, perché in cattedra bisogna conquistare l'auditorio, gli studenti, come si deve acchiappare il pubblico. E allora ho deciso, insomma, di lanciarmi, insomma, in questo lavoro, e sono andata a Roma, e lì abbiamo fatto anche degli spettacoli insieme con Paolo. Poi io ho cominciato, appunto, un po' così, nelle cantine romane, l'Avanguardia, eccetera, per conto mio. Dopo pochi anni che avevo sperimentato qualche piccola cosa, e lui mi disse: beh, lavoriamo insieme, e abbiamo fatto in tutta la nostra storia 4 spettacoli insieme. Devo dire,
alcuni anche di molto successo, come l'ultimo Cane e Gatto, che abbiamo rappresentato tantissimo ovunque, e anche qui a Firenze siamo stati due volte a Nicolini, ancora era aperto il Nicolini, parlo degli anni 80, eravamo negli anni 80 allora. Quindi è stato molto bello lavorare con lui, che mi ha insegnato di più stando in scena con lui che non in teoria, perché questo mestiere non si impara in teoria, ma stando in scena insieme, tutta la sua forza, l'energia, eccetera, ecco, io l'ho capita stando con lui. E poi ho continuato, sai, ho avuto un figlio in quegli anni, negli anni 82, quindi in qualche modo abbiamo dovuto anche un po' separarci le nostre carriere, però abbiamo sempre continuato a seguirci l'uno e l'altro. Lui veniva a vedere me, io andavo a vedere lui, e anche mio figlio l'ha sempre amato moltissimo, ma poi mio figlio è musicista, quindi ha suonato con lui, quindi insomma siamo rimasti sempre molto uniti e lo siamo ancora. Giusto, giustissimo. Ora cambiamo. E come considera la situazione del teatro italiano oggi? Ma io non sono una teorica del teatro, né sono così informata su cosa accade, sai, si finisce per fare il proprio lavoro in un angolo ristretto di mondo, non è che se posso pontificare sul teatro italiano oggi. Ci sono tante realtà, io vedo una fetta di questa realtà, e per quello che vedo io c'è interesse, perché faccio sempre, diciamo, delle scelte un po' particolari, sofisticate, anche un tipo di teatro raffinato, non necessariamente stracomico, non necessariamente popolare, quindi purtuttavia vedo che funziona, che il pubblico viene, che si interessa, si appassiona, applaude, quindi ci sono tante realtà. Poi c'è un teatro più popolare, più di largo respiro, che abbraccia un pubblico più vasto ed è insomma fervido. Poi c'è un pubblico più di tradizione, dove magari si rappresentano più testi più classici, e anche quello ha il suo pubblico. Certo, non bisogna nascondersi che per i giovani è molto difficile iniziare in questo momento, ma come sempre è stato difficile. Forse, ecco, gli anni 70, quelli in cui ho cominciato io, un pochino più facile iniziare era per chi aveva quell'entusiasmo, quella forza della giovinezza, quella volontà di inventare qualcosa di nuovo. Ecco perché gli anni 70 sono stati anni di grande libertà creativa e di grande innovazione, insomma, da quel punto di vista. Mentre invece dopo siamo ritornati un po' sulla tradizione, quindi adesso credo che per i giovani sia molto difficile, ecco, iniziare. Se non molti poi sperano nella televisione. Perché? Perché la televisione dà più fama, perché la televisione dà più soldi, però insomma non è detto che sia facile, nemmeno lì. Infatti ha letto la mia prossima domanda, perché era: quale consiglio si sentirebbe di dare ad un giovane attore oggi? Sai, consigli, come diceva Degas, il faut décourager les jeunes, non si devono dare consigli, bisogna scoraggiarli i giovani, perché se si scoraggiano, quelli che non si lasciano scoraggiare andranno avanti di sicuro, ecco, mentre gli altri, bene che se uno non è davvero determinato al massimo, bene che non lo faccia, intraprenda questa strada, perché è veramente irta di spine e di difficoltà. Però insomma, se uno ama davvero, ha una grande passione, io lo consiglierei di seguire la sua passione. C'è chi ha passione per il teatro, e allora lo deve approfondire. Il teatro richiede studio continuo e approfondimento. C'è chi invece ha più passione per l'apparire, per, diciamo, un gioco più di anche di successo, di apparenza, oppure cinematografico. Magari c'è chi più ama l'aspetto puramente cinematografico, allora si dedichi a quello, cioè cinema, TV, e sono strade tutte molto difficili, ma
ma secondo la passione di ognuno, bisogna seguire proprio quello che si ama, perché altrimenti se uno tenta di fare qualcos'altro, siccome è difficile già di per sé, sarà ancora più difficile perché diventa falso. Ultima domanda, questa diretta. Il sogno nel cassetto di Lucia Poli. Non ho un sogno nel cassetto, il mio sogno è di andare avanti ancora un po', chi lo sa, cerco di non fare i programmi troppo a lunga scadenza perché ormai insomma sono vecchia e quindi spero anche di riposarmi un po', ho un nipotino delizioso di cui sono profondamente innamorata e quindi ho voglia di stare anche un po' con lui, quindi non ho sogni particolari. Tra poco tornerò a Firenze con sorelle Materassi. E quindi per dire, quest'anno giro tantissimo con due spettacoli che amo tutti e due. Questa Intrusa lo amo moltissimo perché è una scrittura straordinaria di questo Erich Emanuel Schmidt, autore contemporaneo straordinariamente affascinante. È misterioso, sembra che tutto sia facile, limpido nelle sue parole, personaggi semplici e sotto invece si agita un mare in tempesta. E le Sorelle Materassi, un classico della letteratura toscana, beh, bellissimo romanzo di Palazzeschi, ridotto per la scena da Ugo Chiti, il più grande, se per me, drammaturgo contemporaneo, perlomeno in Toscana, sicuramente in Toscana, forse anche in Italia. Quindi lo faccio volentieri, sono due spettacoli che amo, quindi cosa posso desiderare? So che l'anno prossimo rifarò la stessa cosa, quindi più là non vado, ho imparato a fare dei progetti a breve scadenza, perché così, perché sono più, come dire, realizzabili, sogno di riposarmi un po', appunto, magari di andare anche un po' al mare, alle terme, in campagna, leggermi un po' più di libri, che quando lavoro non ho più tanto tempo. Ecco, quindi, come vedi, non è il sogno di fare chissà che quale regina Elisabetta o Maria Stuarda o chissà chi, insomma. No, questi sono i miei sogni molto semplici. La ringrazio e non vediamo l'ora di vedere lo spettacolo. Grazie, grazie a voi, grazie a te.